Buongiorno, in risposta all'ultimo video che ho fatto, vi metto qua sopra il link. Vediamo adesso quanto noi siamo preparati su di loro e useremo come cavia, Anna, gioia e felicità per essere parte di questo video, che però peraltro non sa nulla. In questo momento in cui giriamo non ha visto il primo video e non sa di che cosa stiamo per fare, quindi tutto sorpresa. Si parte! Allora, adesso proviamo a spiegare ad Anna che cosa abbiamo fatto. Io ho chiesto alle due nane, due figlie, cosa sanno di noi, quindi gli ho fatto delle domande e poi ho fatto delle domande a loro e adesso vediamo se tu conosci bene le tue figlie, perché il game è se loro conoscono bene noi e noi conosciamo bene loro. Quindi, allora. Prima Francesca e poi Cecilia, quando ti faccio la domanda. Ok, sei pronta? Come ti chiami? Francesca. Cecilia. Quanti anni hai? 9 e mezzo. 4. Colore preferito? Arancione. Rosa e viola. Francesca arancione, Cecilia rosa. Canzone preferita? Tutte quelle di Andrea Cervato. La notte splendrà. Anche se non ne parlano più. Anche se non ne parlano più. Quella di, beh, Francesca Andrea Cerrato, Cecilia e Teen Titans. Cosa vorresti fare da grande? Scienziato! Ballerina! Francesca lo scienziato, Cecilia la ballerina. Qual è il tuo piatto preferito? Il loro piatto preferito? Agnolotti! Pasta al pesto, fragola! Pasta al pesto? Pasta al pesto e le Ah, credo assieme. fragole! Francesca, gli agnolotti o le lasagne? Cecilia la pasta al pesto. Cosa gli fa più paura? Il La paura stessa. buio. Non lo so. buio. Francesca non lo so. Cecilia il buio. Quale gioco preferiscono fare? Gioco, non giocattolo. Giocare con i videogiochi? Francesca e i videogame e Cecilia le bambole. Cosa gli piace di più in TV? Harry Potter. Tu, Cecilia? Teen Titans. Teen Titans. Francesca, Anna Montana, Cecilia e Teen Titans. Boia Faust le sta beccando quasi tutte. Però di farle fare una brutta figura invece ci frega. No. Allora, andiamo sul difficile allora. Animale preferito? Volpe? I gatti. Francesca è gatto, Cecilia è cavallo. Boia Faust dice sempre prima i nomi, poi io per il montaggio devo fare un casino. Pu Tanto puoi non mettere i nomi. il... Mucchio di lavoro poi. Chi è più severo secondo loro? Chi è più severo? Mamma o papà? Mamma in certi casi. Nonna. La nonna. E anche papà. Anche papà. Papà. Il più bel posto dove sono state? Parigi, mi è piaciuto. Cecilia? Parco Avventura. Parco Avventura? Sì, vorrei riandarci. Vorrei Perché? riandarci perché è stato forte. Il parco di Harry Potter e il parco Avventura. Il migliore amico?
Elisa Cotto. Cecilia. Gaia Bruno, Sabrina, Sara Marchese, Fara. Osteria quanti? E Clea. Osteria, tutti. C'è anche Nico. No, Nico no. Con me. Elisa, Fara. Chi dorme di più in famiglia, secondo loro? Chi è che dorme di più in famiglia? Io. Anch'io, a volte anch'io dormo un po' tardi. Anch'io a volte dormo. Sai quella volta che io mi sono svegliata, però un po' prestino. È palese che sono io quella che dorme di più. Domanda trabocchetto. Chi dorme di più in famiglia secondo loro? Ho una certezza che non sono io. La mamma. Cioè, questa sarebbe la verità. Purtroppo hanno risposto diversamente. Cosa ti piace di più fare in estate? Bagno in piscina. Anche bagno in piscina. Già che bagno in piscina. Il bagno in piscina. Cosa non ti piace dell'estate? I lavori e le api che mi pungono. Ma mi piacciono le zanzare. Che non c'è la scuola. E Cecilia, non lo so. Vestito preferito. Look preferito, non è vestito, look. Maglietta, pantaloni. Il mio vestito preferito è questo qua. Okay. Le mie scarpe preferite è queste qua. Oh. E il mio cerchietto preferito è questo qua. Ok. Scarpe da ginnastica, pantaloncini corti e gonne, vestito elegante. Qual è il loro numero fortunato? 3 e 9. 7. 7. C'è il 3 e il 5. Ok, stagione preferita? Io. Inverno. Tu? Estate. Autunno, estate. Cosa proprio non amano fare? Franci? Spavecchiare. Ceci? Leggere. Leggere non ti piace? No, mi fa stancare! Ah. Okay. La doccia. La doccia, perché sono delle laide. La doccia, tutte e due. Tutte e due la doccia. Sì. Allora, le domande sarebbero finite, però questa gara, questo confronto non finirà mai. Va bene, grazie per la visione, la prossima sarà contro gli animali, se i nostri animali ci conoscono meglio e se noi conosciamo i nostri animali. Stay tuned, come si dice. Ciao!